Buongiorno a tutti. Noto con piacere che la piazza dà un colpo d'occhio incredibile e ci dà il polso di come la nostra città sia attivissima dal punto di vista del volontariato. Molto attiva, ma l'idea di questa mattina è farvi capire l'importanza dell'andare oltre la propria associazione, ma mettersi in rete in modo che tutte le associazioni, unendosi per un medesimo scopo, possano accrescere la loro voce e quindi dare un peso maggiore al progetto creato. Allora, CISVOL, Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona, siamo qua in piazza insieme alle 125 organizzazioni che partecipano alla 21ª edizione della Festa del Volontariato, e CISVOL è qui anche per offrire un supporto sia alle associazioni che ai cittadini per il raggiungimento della propria mission principale, che è sostanzialmente quella della promozione del volontariato. Noi in particolare cerchiamo di aiutare le associazioni a sostenere i loro progetti, a portare avanti le loro attività tramite proposte di consulenza, di formazione e iniziative di promozione del volontariato come quella che insomma, stiamo vivendo in questo momento. Ecco. Filiera Corta Solidale è un progetto che nasce da importanti associazioni locali di Cremona, è un progetto che nasce da 2 anni a questa parte e è un modo diverso essenzialmente di fare la spesa, è un progetto, è un modo di fare la spesa sano, ecologico e solidale. Utilizziamo prodotti di aziende locali più vicine possibili a Cremona che utilizzano delle modalità a basso impatto ambientale, quindi prodotti di filiera corta sono prodotti assolutamente biologici e che quindi fanno bene alla salute e rispettano assolutamente l'ambiente. Quindi il nostro obiettivo appunto è di cambiare un po' gli stili di vita delle persone, pensare che diamo una mano all'ambiente anche cambiando il modo di fare la spesa, ed è un modo di fare la spesa anche che crea comunità, perché comunque riusciamo a fare una spesa appunto collettiva, decidiamo insieme gli acquisti, decidiamo insieme quali sono le aziende da contattare, e questo ci sembra veramente un valore aggiunto. C'è il sito, attraverso il sito facciamo i nostri acquisti e ci teniamo in contatto con i produttori. Il sito è www.filieracortasolidale.it. Atasalugo è un'associazione ONLUS che cura per la malattia di Parkinson e i disturbi del movimento. Siamo una realtà cremonese, siamo in una 60ina di iscritti. E siamo qui con il Banco del Volontariato per farci conoscere sul territorio e oltre. La sede è in via Gioconda al numero 5 in Cremona e siamo aperti il martedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Buongiorno a tutti, io sono Batabata dell'associazione Dal Naso al Cuore. Noi facciamo clown terapia presso l'ospedale di Cremona e stiamo cercando volontari. Chi volesse intraprendere questa bellissima iniziativa e portare un sorriso ovunque, grandi, piccini, anziani, giovani, noi siamo qui ad aspettarli. 26, 27 e 28 ottobre ci sarà un corso per formare nuovi clown. E lui è uno di quelli. Libera, associazioni nomi numeri contro le mafie, è nata nel 1995 a seguito delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. È stata fondata da Don Luigi Ciotti ed è una rete di associazioni, scuole e singoli individui impegnati a promuovere una cultura della legalità e a promuovere una cultura di contrasto alle mafie. Libera è presente in tutti i territori d'Italia e anche a Cremona è presente un coordinamento provinciale di Libera Cremona. Al coordinamento appartengono, aderiscono diverse associazioni, ARCI, ACLI, Legambiente, WISP e molte scuole superiori di Cremona, e tutte lavorano insieme per promuovere legalità e giustizia.
Noi siamo la cooperativa Non Solo Noi che appartiene al consorzio CTM Altro Mercato e promuoviamo la cultura e i prodotti del commercio equo e solidale. Commercio equo significa che i produttori dei paesi del sud del mondo, Africa, America Latina e Asia, vengono pagati un giusto prezzo senza lo sfruttamento dei bambini e retribuendo in maniera corretta chi lavora. Siamo una cooperativa costituita per lo più da volontari che lavora sul territorio di Cremona, Casalmaggiore e Viadana. I nostri prodotti sono il caffè, il tè, le tisane, i cioccolati, prodotti di artigianato che valorizzano la cultura e la tradizione dei paesi di provenienza. Allora, noi siamo dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cremona, io sono la Presidente. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è un'associazione a livello nazionale che si occupa di tutelare i diritti dei non vedenti e degli ipovedenti sul territorio italiano, però in questo caso noi ci occupiamo di quelli residenti nel territorio provinciale cremonese. Con me ci sono alcuni volontari, le cose che noi facciamo, diciamo, per favorire i non vedenti sono quelli di per esempio seguire il loro inserimento lavorativo, di consigliare le persone per eventuali corsi di orientamento e mobilità per la loro autonomia personale, di seguire i bambini nel loro percorso scolastico, fornendo quelli che sono gli strumenti che possono essere per esempio l'insegnamento della scrittura Braille, e gli strumenti per esempio per la lettura come i video ingranditori oppure anche altre i computer che utilizzano sintesi vocali eccetera, e in poche parole anche facciamo un po' la consulenza a livello di quello che è l'inoltro delle domande di riconoscimento della cecità per ottenere i benefici dell'INPS, indennità d'accompagnamento e pensione. Buongiorno, sono Monica Pedroni, sono la presidente dell'associazione AIDA, che è l'acronimo di Associazione Incontro Donne Antiviolenza. AIDA gestisce il centro antiviolenza di Cremona, ci occupiamo delle donne che subiscono violenza, intesa come ogni genere di violenza, da quella fisica a quella psicologica a quella economica. I servizi che AIDA offre sono di consulenza, di ascolto, di accompagnamento ai servizi oppure alla questura o ai carabinieri per sporgere querela, e fondamentalmente la nostra funzione è quella di accompagnamento e sostegno alle donne che subiscono violenza. L'associazione AIDA ha la propria sede a Cremona in via Gallarati 2. La sede è aperta due giorni alla settimana, il lunedì dalle 5:30 alle 7:30 del pomeriggio e anche il giovedì agli stessi orari, dalle 5:30 alle 7:30. Abbiamo anche un numero di cellulare al quale si può chiamare tutti i giorni dalle 8 della mattina alle 10 della sera, che è 338-9604-533. Buongiorno, questo è il Comitato Locale di Croce Rossa di Cremona. Siamo tutti volontari e facciamo parte del popolo grande di Croce Rossa. Qui potete vedere le componenti e sono i VDS, le infermiere volontarie, i pionieri, donatori sangue, corpo militare. Presentiamo le nostre attività, che sono attività di assistenza, attività sanitarie, unità di strada, quindi assistenza a clochard, telesoccorso e tutto quanto può servire alla popolazione che ha bisogno. In questo momento i volontari a Cremona sono circa 300, divisi appunto tra le varie componenti, e cercano di dare il loro tempo quanto più possibile a questa attività. Buongiorno, io mi chiamo Palmiro Omo, sono iscritto all'AMPI, non ho nessuna carica particolare, però
cerchiamo di diffondere la memoria di partigiani, in particolar modo delle partigiane, che sono state molto utili e indispensabili. Purtroppo va scemando il volontariato nell'AMPI, che questi partigiani, queste persone, queste donne e uomini hanno dato anche la vita per dare la libertà e la democrazia che stiamo godendo e che vogliamo far godere, ma purtroppo siamo poco conosciuti e poco ascoltati. Cercheremo di fare di più nel futuro per fare un qualcosa, per far ricordare meglio. Siamo la Lega, Lega Antivicezionista, Onlus, sezione di Cremona. Siamo qui per raccogliere le firme contro la direttiva europea in materia di vivisezione. Dopo il caso di Green Hill, i cagnolini Beagle che sono stati oggetto e il nostro cavallo di battaglia per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dell'orrore della vivisezione, attendiamo e speriamo di raggiungere la quota di 1 milione di firme a livello internazionale per modificare questa orrenda direttiva contro la a favore della vivisezione. Ciao, io sono del gruppo dei volontari di Emergency di Cremona. È una realtà piccola Cremona, però cerchiamo di fare del nostro meglio sul territorio. Abbiamo di recente organizzato sul Po una gita e speriamo che sia in futuro un appuntamento fisso. Il nostro scopo è quello di raccogliere dei fondi perché la nostra missione è molto importante. Allora, la missione di Emergency è quella di curare le vittime dei conflitti mondiali. Opera soprattutto in alcuni paesi dove praticamente la guerra è da decenni, esiste da decenni. La Amnesty International ha costituito una sezione a Cremona ancora in formazione da circa un anno, presto diventerà operativa a tutto campo, non ha una sua sede propria, si appoggia per le sue riunioni al CISVOL in via Brescia, ha però un indirizzo email cremona.ai, acronimo di Amnesty International, gmail.com. È terminale a Cremona di tutte le attività per la tutela dei diritti umani, per la raccolta delle denunce sulle violazioni dei diritti umani che si realizzano purtroppo quotidianamente nel mondo. Questo sullo sfondo anche di problematiche più ampie come la lotta contro la pena di morte nei molti paesi dove ancora al mondo questa sopravvive, che costituisce un impegno tradizionale di Amnesty. L'Associazione Donne Senza Frontiere di Cremona è un'associazione di donne per le donne che persegue il benessere delle donne italiane e straniere per favorire lo scambio culturale, l'aiuto, il mutuo aiuto, l'orientamento rispetto ai servizi. Come associazione gestiamo uno sportello di ascolto in via Speciano 2 a Cremona, aperto tutti i primi e il terzo mercoledì del mese dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, uno sportello tenuto da volontarie assolutamente gratuito, uno sportello di accoglienza e di ascolto per tutte le donne per ascoltare i loro problemi e indirizzarle rispetto a una possibile soluzione. L'indirizzo è via Speciano 2 a Cremona, c'è un numero di telefono che è 320-4387-588. Noi rispondiamo anche per email e la mail è donnesenzafrontiere@gmail.com. Si può prendere appuntamento sia per telefono che per email.